buon pomeriggio, siete collegati con Brescia dove fra qualche minuto entreranno in campo Brescia ed Inter per l'incontro di campionato. Si gioca la 13ª giornata, fra poco andremo a Pari perché siamo la numero 14, in realtà è la 13ª, non si sa mai cosa dire. Intanto colpo d'occhio subito in un Rigamonti stracolmo della curva bresciana che presenta un bel effetto cromatico con tante bandierine bianche e azzurre, i colori della formazione allenata da Carlo Mazzone. Carlo Mazzone che deve rinunciare a parecchi uomini importanti, soffrendo anch'egli un po' di interite, potremmo dire, una malattia a cui noi siamo abituati, il fatto di avere parecchie assenze dall'inizio stagione. Oggi non è da meno anche il club bresciano, le rondinelle, che devono rinunciare a un Guardiola che vediamo in questo momento fermato dalla giustizia sportiva per un caso di doping, ma deve rinunciare anche Roberto Baggio, deve rinunciare a Cosmisi che si è infortunato proprio nel corso di questa settimana, deve rinunciare a Jonathan Bacchini. Quindi sono parecchi gli uomini che non sono a disposizione del tecnico Mazzone. Mazzone che schiera una formazione così composta, tutti con la pettorina Teleton, anche l'arbitro, il signor Pasquale Rodomonti di Teramo, Puglisi e Babini sono i due assistenti di linea, il quarto uomo è tal Gregorio. Allora, formazione del Brescia con Castellazzi fra i pali, intanto partono delle schioppettate dalla curva bresciana. Difesa 3 con Bonera, Petruzzi e Calori, o Bonera, Calori e Petruzzi a scelta. I due esterni del centrocampo 5 sono Esposito e Sussi, i due centrali a supporto di Federico Giunti sono i due gemelli filippini, Emanuele e Antonio, le due punte Toni e Tare. In panchina con Mazzone, portiere di riserva Agliardi, e poi il giovane Mero, Dainelli, Liana, Schopp, Guana e Salgado. Primo piano per Hector Cooper, divisa d'ordinanza, capitan Saverio va a salutare la terna arbitrale ed eccolo qua pronto per il classico colpo al cuore di buona suerte, di buona fortuna, il forza ragazzi detto alla maniera di Cooperman. Veniamola alla formazione dell'Inter, Inter che deve lamentare nella notte il forfè di, eccolo qua, il colpo al cuore per il Cino, per Ocan, per Cristiano, per Caffè Colombia, Tritolone, Gigione di Biagio e Ronny. E l'avete visti, avete già capito qual è la formazione, andiamo a ricapitolarla. Si diceva che nell'Inter defezione nella notte quella di Andrea Guglielmin Pietro, fermato da una forma febbrile che gli ha impedito di essere disponibile per questa partita. Guli è già tornato a casa, al caldo, a Milano, per poter recuperare prontamente per il prossimo match. Quindi una defezione che riduce a 18 i giocatori a disposizione del tecnico argentino. Ricordiamo che in difesa ci sono le assenze di Materazzi e Simic e Padalino infortunati, Vivas che sta rientrando da un infortunio, non c'è Ghiorgato, sì, i difensori sono 4, sono contati, e sono Zanetti sulla destra, Gresco sulla sinistra, i due centrali sono Caffè Colombia e Lalo Sorondo. A centrocampo, vista la buona prova fornita contro l'Ipswich, viene data nuovamente fiducia al piccolo Kamburuk, numero 77, sulla destra, sulla sinistra farà coppia esterna di centrocampo con lui Alvaro Recoba, i due centrali, il muro, quello che deve essere insuperabile, è composto da Gigi Di Biagio e Cristiano Zanetti, e poi finalmente potremmo dire, vediamo in campo i fantastici due. Eccoli qua, Ranni e Tritolone, 32-9, e tutto è pronto in panchina con Cooperman. Si accomodano Fontana, portiere di riserva, Callon, Conceição, Farinós, Seedorf, Emre, anzi Ventola ed Emre, in rigoroso ordine numerico. Inizio di gara dedicato a Teleton, foto ufficiale per il Brescia. Curva dell'Inter che è stracolma, sono ben oltre i 3.000 biglietti forniti, saranno almeno 4-5.000 spettatori, i tifosi nerazzurri presenti. Vediamo come al solito Boys Ultras Brianza, Boys Sezione Roma, i perversi, poi ho visto anche i miei amici di Tritolo Gol, insomma ci sono tutti, mentre Mazzone con calma entra da buon ultimo in campo per andarsi ad accomodare in panchina, mentre le squadre sono già schierate al centro del campo.
e c'è un calcio d'inizio simbolico che un ragazzo disabile ha dato fra gli applausi di un Rigamonti stracolmo, pieno, quasi tutto esaurito praticamente per questa gara di campionato tra Brescia e Inter, giornata in cui abbiamo avuto l'apertura ieri con la vittoria del Piacenza per 2-0 sul Bologna, con doppietta di quel Dario Hübner, grande cuore nerazzurro che è qua ad assistere, è stato anche festeggiato in maniera importante nel corso dei minuti iniziali. E allora tutto inizia, pronti via, è iniziata la gara con il Brescia in possesso di palla, il lancio in avanti a cercare di glitare, palla fuori, c'è subito un recupero di Buruk, palla che va in out, rimessa con le mani, fronte sinistro Filippini, non riusciremo mai a distinguere l'uno dall'altro e quindi li chiameremo Filippini e basta. Saverio, buono il suo recupero, si parte con una giocata centrale per Okan, ancora il tractor, gioca centralmente per Gigi Di Biagio che avanza palla al piede, si propone Bobo, riceve Okan, cambio di gioco per il Cino, attenzione, efficace la chiusura di Esposito in copertura, Tare di testa schiaccia il pallone, l'anticipo di Okan regala palla ancora all'albanese che cerca di mettere in profondità per Luca Toni, il tocco di Saverio, Toni può far terminare la palla in out, potrebbe infatti riprendere con una rimessa con le mani, così è infatti, rimessa con le mani effettuata con un tocco indietro per Filippini. Filippini gioca per il numero 8 Giunti, Giunti palla in avanti, attenzione, l'1-2, esce Di Biagio, ancora Filippini, rilancio lungo immediato in avanti, la testa di Caffè Colombia che allontana Di Biagio, la gioca, poteva cercare una giocata più efficace, poi Okan, ragazzi, un po' più di grinta per favore, subito palla in avanti per Toni, Lalo Sorondo riesce con una doppia giocata a recuperare la sfera, poi Saverio subisce un fallo, c'è un calcio di punizione comandato da Pasquale Rodomonti. Palla già viva, attenzione il lancio in avanti per Vieri, troppo lungo, è in vantaggio Bonera, quindi Bonera su Vieri, Calori centrale, Petruzzi su Ronni nella difesa a 3 del Brescia. Brescia che ha partito con piglio grintoso, il lancio in avanti a cercare Tare, Cordoba, Sorondo, un rimpallo, Gresco arriva a gestire questa palla allargando sulla sinistra per il Cino, buono il controllo, parte bene con un tocco in profondità per il Martello, Cristiano Zanetti che può andare, palla per Ronni, tocca sul primo pallone, Ronni tocca largo sulla sinistra per il Martello, l'anticipo, palla che viene messa fuori per Esposito, il suo controllo, rilancio in avanti, viene fischiato Ronaldo, notizia curiosa, come ha toccato il pallone è stato fischiato, Gresco cerca di andare in recupero, vince il doppio contrasto, mette sullo stretto in movimento Cristiano Zanetti, si deve fermare, gioca bene per Gigi Di Biagio, nonostante il tentamento regolare di un Filippini, il taglio di Bobo, attenzione, Vieri, attenzione, Vieri, carica a sinistro, salta un uomo, palla fuori, Buruk, carica a destro, tiro, Castellazzi! Subito Inter vicina al gol al secondo, primo corner. Grande taglio di Tritolone sull'assistenza. E subito annotiamo questo tiro di Okan al secondo minuto. Dalla bandierina va Recoba. Forza ragazzi. Parte la rincorsa, ci sono spinte, Rodomonti ferma tutti, Calori e Vieri. L'arbitro gli dice qualcosa. La rincorsa del Cino, forza ragazzi, subito vicini al gol. Parte, no, Guardialine che è uomo preciso, si intitola Babini, dice guardi signor Recoba, la palla deve essere messa lì nel punto giusto. Parte la rincorsa di Recoba, attenzione, palla che gira, primo palo, direttamente a fondo campo. Ha cercato direttamente di metterla dentro, non ha trovato l'assistenza dei compagni e si riparte quindi con una rimessa affidata a Castellazzi, subito protagonista al secondo minuto, lo rivediamo in questo momento, carica all'esterno destro, bello il pallone, sarebbe terminato alto, ma lui onde correre pericoli strani, preferisce smanacciare in calcio d'angolo. Si riparte quindi subito con un lampo offensivo e il lancio di Di Biagio, l'incrocio di Vieri. Di Biagio ancora controlla il pallone, Ronni cerca di gestire la sfera, allarga sulla sinistra per Recoba, anticipato, viene preso in mezzo da Esposito e Petruzzi, tocca all'indietro, Petruzzi, palla che scotta, rilancio in avanti per Tare, cerca di controllare il pallone, c'è un buon anticipo di Okan in copertura, Zanetti, Di Biagio, il lancio per Ronni di esterno, efficace, attenzione Ronni, face to face con Petruzzi, lo punta, Ronni che va, attenzione Ronni che va, doppio passo, va dentro, dalla sinistra, morbido, il cross allontanato, Esposito va in anticipo su Cristiano Zanetti, esce palla al piede, allargando il più lontano possibile sulla sinistra per Sussi, Sussi cerca la profondità per Luca Toni, in vantaggio Lalo Sorondo, che dà l'indietro a Toldone, con calma, chiudiamo bene questa azione di disimpegno
con questo tocco di Toldone largo sulla destra per il capitano, si riparte con Saverio fronte destro, il tocco per Ocan, Ocan ancora per il trattore, Saverio che cerca la profondità per Vieri, Vieri controlla, si gira, vediamo, gli tocca via il pallone di Tanzanetti, bella l'apertura sulla sinistra per Recoba, chiusura perfetta però di Esposito, ripartono con Filippini, Petruzzi lancia in avanti a cercare Tare, il colpo di testa non trova la chiusura in inserimento di Filippini ma la chiusura di Gresco, Sorondo palla per il Cino, si riparte, Recoba cerca la profondità, non passa il pallone, Cristiano Zanetti va a recuperare Filippini, palla avanti per Tare, ancora Martello, anticipato Petruzzi, Esposito su, sullo stretto, giocano i giocatori del Brescia, palla per Filippini, da questa parte c'è il numero 18 che è Antonio, cambio di gioco per Sussi, estrema di sinistra, Emanuele che va a ricevere, attenzione Filippini, Emanuele cerca il taglio dentro, Di Biagio non si passa, recupera pallone, resiste a una carica irregolare, mantiene possesso palla, tocca per il Martello. Si avanza sulla sinistra, sulla destra c'è, si propone, riceve Buruc, sovrappone Saverio, se ne va sulla destra, attenzione Ocan, può andare, lascia il capitano, tocco indietro per Gigi Di Biagio che cambia subito sulla sinistra per Gresco, si allarga il Cino, viene servito, Gresco va in sovrapposizione, c'è il cross immediato, palla che va dentro, attenzione Vieri, anticipato da Bonera, il recupero di Esposito, Gresco che lo va a chiudere lì, si guadagna una rimessa con le mani, Esposito facendo carambolare la palla proprio sul corpo rivale di San Gresco, è stato in dubbio fino all'ultimo minuto, un problema, ieri ha sostenuto un lavoro con qualche problema nel calciare, quindi solo questa mattina quando ha fatto presente, tanto c'è un fallo di Cristiano su Antonio Filippini, quando ha fatto presente che il dolore era gestibile, tanto c'è un buon recupero di Gigi Di Biagio, andiamo in contropiede, attenzione Gigi, perde palla, gli carambola lì, poi c'è un intervento ancora efficace di Cristiano, il Cino se ne va, ha messo la freccia, il Cino se ne va, attenzione, la mette fuori per Ronny, entra in area, attenzione Ronny, va sul fondo, cerca il cross, si ferma, cross, palla dentro, Castellazzi, applausi. Applausi, sesto minuto. Emozioni 0-0 comunque con un Inter che ha fatto vedere palla al Cino sulla sinistra, subito pericolo, Lalo Sorondo di testa, un buon centrocampo intanto, Cristiano, palla fuori per Caffè Colombia e si riparte, Gresco, il tocco largo per Recoba, Recoba tocca fuori ancora per l'uomo venuto dall'est, il tocco per Caffè Colombia all'indietro, Lalo Sorondo si riparte ancora una volta, Sorondo potrebbe allargare sulla destra per Saverio, preferisce temporeggiare, prende tempo, fa muovere la difesa del Brescia che non si muove, rimane lì nella propria tre quarti ad attendere, Gresco il lancio in avanti a cercare Ronny, palla imprecisa, altrettanto però è l'intervento di Petruzzi, si riparte con una rimessa con le mani al settimo sotto la panca di Carlo Mazzone, Mazzone che già sta urlando qualcosa ai suoi, anche copre fuori dalla panca, Ronny anticipato regolarmente, Calori scaraventa più lontano possibile, Tari in testa anticipo Sorondo, c'è un contrasto, Toni commette giocata irregolare su Caffè Colombia, c'è cioè calcio di punizione giustamente sanzionato da Rodomonti, calcio di punizione che Gresco batte subito aprendo sulla destra per Saverio, palla per Gigi Di Biagio, Di Biagio voleva darla a Recoba ma vanno subito a chiuderlo, allora preferisce rallentare, Cordoba sulla destra, a dei metri Saverio si riparte, palla al piede da quella zona del campo, il pallone in avanti per Ocan Buruc, subito a chiudere sul piccolo turco, palla all'indietro, ancora Sorondo, ancora Cordoba, Inter che deve far girare velocemente questa sfera, Brescia che è tutto lì nella propria tre quarti a difendere, Gresco cerca la profondità per Cristiano Zanetti, buono il controllo, attenzione, fronte destro, due uomini, si ferma, Ronny poco distante e gli porta via il pallone mettendoglielo in out, Antonio Filippini, si riparte con una rimessa con le mani che Cristiano Zanetti vuole battere, Gresco dice lasciala a me e lui lascia diligentemente, batti a mettere conto Gresco, quindi meglio evitare, con le mani, Gresco e il Cino, palla per Vratti, tocca corto per Cristiano, si gira, bene, attenzione, un rimpallo non lo favorisce, Ronny, limite dell'area, attenzione, due uomini addosso, si deve girare, cerca di passare, ha provato l'azione personale ma non è andata bene, poi Sorondo efficace su Toni, rimpallo Saverio, palla vagante, Sussi mette in profondità ancora per Luca Toni, cerca di partire con Ocan che lo mette giù, dà vantaggio l'arbitro, Filippini, bravo, però irregolare, dice Sorondo, mi sembrava avesse toccato netto il pallone, non il piede del piccolo Emanuele Filippini. Abbiamo visto una porta allo stadio fatta proprio per i Filippini, altezza ridotta, ci va bene anche Ocan in quella. Calcio di punizione, quando il cronometro dice 9 minuti di gioco, verticale del dischetto ma siamo ai 40 metri, non vedo novità sugli altri campi. Con Calori cerca di mettere dentro l'area, Toldone dice questa è mia ragazzi, e va a recuperare la sfera, il Cino sale, Toldo gli dice vai su,
perché allarga sul fronte destro per il capitano Saverio Cavanza. Cerca la collaborazione di Di Biagio, che gli si fa incontro, riceve di prima la palla in avanti, non capisce Vieri questa intenzione di dai e vai di Gigi Di Biagio. Poi c'è la palla giocata da Filippini, Martello che va per ben due volte a cercare di contrastare, ora Esposito. Esposito parte in dribbling, cerca il lancio a tagliare il centrocampo, Sorondo chiude bene, Buruk, Saverio. Si parte qua dietro, Cordova subito qua a Gresco, facciamola girare veloce, Rolcino, andiamo veloce, andiamo. 9.48, bene, con Gresco che si ferma, potrebbe darla per Sorondo che apre sulla destra, siamo già sul fronte opposto con due tocchi, giocate sempre molto rapide. Bobo difende, attenzione, si deve girare, Ronny fa movimento, gli serve un buon pallone, attenzione Ronny, può partire, cerca di andare, ancora Bobo e chiude, ancora efficacemente, recupero di Ronny. Ci mette una zampata ma prende in controtempo Buruk. Sussi cerca il rilancio in avanti in zona Toni, uno contro uno con Cordova, ala meglio Caffè Colombia che appoggia largo sulla destra dove recupera Saverio. Palla per Gigi Di Biagio, vede il movimento senza palla di Vieri, attenzione la palla è buona ma Petruzzi riesce in intervento acrobatico aereo ad allontanare la sfera servendo Calori che fa ripartire i suoi. Calori lancia lungo, Gresco arriva in anticipo su Toni, gli porta via il pallone irregolarmente secondo Rodomonti, calcio di punizione che può essere battuto all'altezza del cerchio di centrocampo. Con Giunti lascia l'incarico a Emanuele Filippini, Antonio, palla per Esposito, ancora per Antonio Filippini, Gresco deve saltare, lo salta, pericolo, attenzione, aiuto, entra in area, afferrato, al limite, è il guardialine che uomo preciso, Babini dice il fallo è sulla linea dell'area di rigore, Gresco l'ha messo giù, ammonizione per l'uomo venuto dall'est, al decimo minuto, ammonito, adesso vediamo il replay di questa azione, parte netto e lui giustamente fuori dall'area di rigore, ha visto bene guardialine, fuori dall'area di rigore, se n'era andato con un dribbling secco su Vladislav Gresco, Antonio Filippini, Gresco non poteva fare altrimenti, pericolo quindi all'undicesimo c'è questo calcio di punizione. C'è questo calcio di punizione che andrà a battere Giunti, mi sembra lui l'incaricato, potrebbe anche tentare il tiro Federico Giunti, giocatore con un sinistro bollente, tanto Lazio in vantaggio sulla Fiorentina per una rete a zero. Vediamo la rincorsa di Giunti, pericolo, tutta l'Inter in area di rigore a difendere su questa palla nativa, forza ragazzi, attenzione a questo calcio di punizione, chiama barriera a due Toldone, ci vanno il Cino e Ronny. No ragazzi, un pochettino più qua. Parte Giunti, il tiro, muro di Ronny, con il gomito ragazzi, il gomito attaccato, parte con un'azione personale, c'è Ocan che si propone, palla per Vieri, attenzione Vieri messo giù, l'arbitro no, tutto regolare dice, il tocco di Petruzzi, Torino 1, Atalanta 0 intanto. Vediamo questa azione, anche se ce la ripropongono, intanto rivediamo il calcio di punizione, no, ci va con il gomito attaccato al corpo, quindi giusta la decisione dell'arbitro che in questo momento concede un calcio di punizione, perdona, al Brescia per un intervento sulla caviglia di Toni, ma azione già in piedi che brontola. Però in entrambi i casi le decisioni arbitrali sono state corrette. Non c'era calcio di rigore perché il fallo era fuori dall'area e il gomito di Ronny era nettamente attaccato al corpo, tanto che quasi forse ha toccato addirittura il corpo e non soltanto il gomito. Toni carica il sinistro, palla che termina a lato, Napoli 1, Cosenza 1. Intanto un altro parziale di Serie B. E quindi assistiamo anche a questa occasione, rivediamo il calcio di punizione di Giunti, vedete che il gomito è nettamente attaccato al corpo, quindi non si può. Ha dato forse impressione del rigore perché Ronny è saltato col gomito alto, poi si è abbassato. Il rilancio, la palla recuperata da Sussi, ma c'è una giocata irregolare su Vieri e quindi un calcio di punizione in favore dei ragazzi sul fronte offensivo destro, Inter che ha avuto delle buone giocate, palla di Gresco, servita da Di Biagio, attaccato da Iglitare, si deve girare e fermare, tocca indietro per Caffè Colombia, Ivano Ramiro Corba cerca la profondità per Vieri, il colpo di testa a cercare Ronny al limite, cerca il taglio dentro per Di Biagio, attenzione, anticipato, palla messa fuori con Cordoba di testa, efficace il suo anticipo, poi Bonera, Tare cerca di gestire questa palla con il tocco per Antonio Filippini, parte sulla destra, arriva Esposito, vicino che va a coprire, Esposito si ferma, cerca di andare, raddoppio, efficace, bravo il martello, esce palla al piede, se ne va, il lancio lungo a cercare Vieri, Calori allontana, recupera Di Biagio, forza ragazzi, il rilancio è fuori gioco, giusta questa decisione, ma c'era Castellazzi in anticipo su Tritolo al 14esimo, partita che sta vivendo una fase in cui le squadre hanno un po' accelerato e entrambe stanno offrendo qualcosa sull'azione di rimessa.
14 minuti 0-0 a Brescia, tra Brescia e Inter, con Giunti, palla in avanti per Emanuele Filippini, ancora Giunti, il tocco esterno per Sussi, Sussi cerca la prosecuzione ancora per Emanuele Filippini, entra dalla sinistra, pericolo, palla a fondo. Parte in dribbling bene, fa bene l'Alonso Rondo a non mettere assolutamente la gamba, perché aveva cercato il dribbling secco a saltare l'uomo, ma cercando anche un po' l'impatto. E vediamo il pallone del numero 20 Sussi, che trova questo inserimento. La regia ci ripropone questa giocata come se fosse chissà che. Rilancio di Toldone, palla che non riesce a gestire Ocan, ma non c'è fallo perché la recupera Saverio. Gigi Di Biagio, palla fuori per Caffè Colombia, di prima per Gresco. Gresco che può avanzare toccando largo per il Cino. Si muove Ronny, attenzione, Recoba si ferma, sovrappone Gresco, gli mette il pallone profondo ma Esposito è in vantaggio. Poi c'è Petruzzi, poi Filippini, poi ancora il tocco di Esposito, parte bene Tare. C'è il recupero di Cristiano Zanetti, bravo, efficace, attenzione, palla recuperata, Ronny viene a gestire bene la sfera, messo giù, grande numero sullo stretto, salta Giunti con un dribbling secco, una delle sue giocate rapide. Giunti lo manda a terra, calcio di punizione, vediamo il controllo, parte secco, Giunti gli va sul piede d'appoggio, calcio di punizione. Il Cino cambia tutto cercando Vieri, attenzione, palla colpita da Bobo, il colpo finale è del nerazzurro, dice il signor Babini. Quindi si ripartirà con una rimessa da fondo che può andare a battere Luca Castellazzi, portiere. Ricordiamo che fra le file dei bresciani manca anche il titolare, o comunque quello che è stato a lungo portiere titolare, cioè Sörnicek. Intanto c'è il portavoce ufficiale di Mazzone che urlava per conto di. Il rilancio, la testa di Tara, la testa di Cordoba, Sussi controlla e appoggia per Emanuele Filippini, poi c'è un buon recupero di Ocan, Saverio, Vieri, Cristiano, attenzione, palla per Ronny, siamo ai 25 metri, Ronny parte in dribbling, salta, no, messo giù, no, dice l'arbitro, no, dice l'arbitro, era partito con un dribbling secco, aspettava, intanto chi vuole ci sono sempre sullo 0-0, ricordiamo, palla per Tare, Cordoba gli mette via il pallone, Tare lo difende sul recupero di Gresco, poi Esposito, Filippini, Giunti, pressing dei due centrali nerazzurri che vanno a mordere, palla quindi addirittura all'indietro a Castellazzi che rilancia nella zona in cui Filippini, Recoba, Esposito, il Cino ha un buon controllo, tocca bene per Cristiano Zanetti, il tocco per Gigi Di Biagio, Di Biagio che mette in movimento ancora il Cino, attenzione del Cino, palla fuori ancora per Cristiano, Cristiano allarga diligentemente sulla destra per Saverio, il trattore, Ocan largo, può andare al cross, vediamolo, parte, palla al piede, cerca di andare dentro, palla sul sinistro, si ferma, la tocca fuori per Saverio con un colpo di tacco, Saverio, tocco impreciso, ripartono loro in contropiede, attenzione a queste leggerezze, con Toni che se ne va, Sorondo che cerca di andarlo a chiudere, Toni parte in dribbling, attenzione, cerca di infilarsi con un tocco che non è né per me né per te, recupera Caffè Colombia che allarga subito da questa parte dove è solitario Recoba, può ricevere il pallone e far ripartire in avanti per Ronny, attenzione Ronny, cerca il velo, va da solo, ferma tutto per questo fuorigioco di Vieri, che però aveva lasciato il pallone, ha detto io mi sono disinteressato del pallone, Ronny aveva capito, stava andando da solo, un Ronny che mi sembra che si possa dire che c'è per quanto fatto vedere in questi primi 18 minuti. Il Cino, forza ragazzi, parte, palla al piede, salta primo uomo che gli si aggrappa come un cuola a un albero, dal vantaggio l'arbitro, calcio punizione, no, da fa proseguire, Ronny attaccato, due uomini, Vieri, Ronny è solo, Ronny il tiro, è gol di Ronny, 18° minuto, 1-2 con Vieri, 1-2 con Vieri, 1-2 con Vieri, e Ronny la messa, delirio Brescia, e la messa Ronny, 18° minuto, grande azione, 1-2, guardate, vediamo, Ronny, Vieri, Ronny, spettacolo, se ne va, non è fuori gioco, entra, brucia Castellazzi sul primo palo, ragazzi, sono le 15:21, chiedo a Fabio Monti, Fabio, stabiliamo il momento, che giorno è oggi? Siamo qua perché l'emozione è forte. 9 dicembre, ore 15:21, signori, segnatevelo sul vostro taccuino personale questo momento. È un momento che va segnalato, c'è però palla viva, comunque ragazzi, Inter in vantaggio per una rete a zero, c'è un calcio di punizione pericoloso
una sorta di corner corto sul fronte sinistro in favore del Brescia. Ci eravamo distratti, solo un secondo, siamo già tonici. Parte ragazzi, Inter in vantaggio, il gol di Ronny, entra e azione spettacolare al 18° minuto. 15-21 il momento, 15-21 dico anche al collega Piva. Scrivere, 9 dicembre. Calcio di punizione, forza ragazzi, teniamo duro adesso che bisogna iniziare a gestire poi questa gara. C'è questo calcio di punizione con Giunti pronto a battere, tutta l'Inter tranne il Cino in area a difendere su questa palla inattiva, attenzione a Tare, palla dentro, Tare, gol, l'ho visto che andava, l'ho visto che ha fatto il movimento giusto e pareggia al 20° Tare, l'ho visto che stava andando. L'ho visto che ha fatto un taglio su di lui e si era mosso tutto solo. Peccato che non l'abbiano visto i giocatori in campo. Vedete, guardate, parte e non ce la fa, chi è? Sorondo si fa bruciare. Hanno fatto un taglio che ha bloccato proprio il movimento di Sorondo, che si è poi trovato nella condizione di dover andare a rincorrerlo, e qua è stato molto bravo Iglitare. È molto bravo Tare, guardatelo, bella la girata, Toldo lì non può far niente. 1-1, forza ragazzi, non è cambiato niente, 1-1, si ricomincia, 1-1, si ricomincia, bisognava gestire bene quel momento. Si riparte, Di Biagio, subito il lancio a cercare il Cino, impreciso, palla che termina a lato. Rimessa con le mani sotto la panca di Carlo Mazzone, emozioni, quindi subito due gol in due minuti, prima il vantaggio con il gol di Ronny, poi il pareggio immediato di Tare, ma continuiamo, forza ragazzi. Gigi Di Biagio, attenzione, apertura sulla destra per Saverio, continuiamo come se nulla fosse accaduto, dobbiamo ricominciare come avevamo fatto prima quando avevamo trovato il gol del vantaggio, a far partita. Saverio cerca di guadagnare il fondo, il suo cross è spizzicato dall'intervento di Filippini che favorisce il recupero, poi Giunti largo sulla sinistra per Sussi, riparte poi Buruk in chiusura, mette la palla in out e si riparte con una rimessa con le mani, palla già servita in avanti, attenzione Saverio, Buruk chiudono bene, peccato che non se ne siano accorti, noi l'avevamo visto dall'alto, poi è più facile ovviamente dall'alto. Rilancio in avanti, Sorondo questa volta di testa non riesce a gestire su Toni, l'arbitro fa proseguire, palla giocata per Filippini, largo sulla destra Esposito, va a chiudere Recoba, allora Esposito cambia tutto sul fronte opposto, c'è il fuori gioco di Luca Toni, si ripartirà con calcio di punizione a nostro favore. Calcio di punizione che può andare a battere Francesco Toldo, rivediamola questa segnalazione, fa un passo avanti Sorondo, no, però non c'era questa posizione irregolare, perché Sorondo fa un passo avanti ma Toni era ancora in posizione corretta, quindi qua non ha visto bene il signor Puglisi. Il rilancio di Toldo, palla va nella zona di Vieri, Ronny controlla, due uomini addosso, tocca fuori per Cristiano Zanetti, cambio di gioco e no! Vieri sì, ma Recoba no. 22, vediamo se c'era anche il Cino in posizione irregolare, tanto Mazzone ha qualcosa da dire ai suoi giocatori, sempre propositivo Carlo Mazzone. Calcio posizione che può andare a battere Calori, la regia non ci ripropone nel frattempo questa azione discussa. Cordoba, Tare di testa, pericolo, carica il destro Esposito, Toldo, facile compito casalingo questo, di quelli che puoi fare anche in pantofole, come si dice. Si riparte con Gresco, palla servita al martello, Cristiano Zanetti cerca l'inserimento sulla sinistra di Alvaro Recoba, che ha un buon controllo, parte in dribbling, si libera con una finta di Filippini, attenzione, si ferma, mette fuori, c'è un fallo di Tare su Di Biagio, la vedo da calcio e punizione a nostro favore, e qua attenzione al Cino. Stava proteggendo il pallone, gli è franato addosso il glitare a Gigi Di Biagio. Mazzone non è di questo parere con il guardialini, dice sta attento, guarda che è stato furbo, quello lo conosco, sta dicendo cose di questa natura. Giunti parlotta con il signor Rodomonti, quando il cronometro dice che sono 24 minuti di gioco, c'è il calcio di punizione che può andare a battere Alvaro Recoba, siamo ai 30 metri circa, chiede la distanza Ivara Miro Cordoba, che Cristiano Zanetti vuole andare a mettersi lì, dice io vado dove mi pare,
poi del Brescia lo mandano via e lui insiste e dice io mi metto qui. Cordoba di Biagio e il Cino, vediamo, Cordoba si allontana, Di Biagio con il destro, Recoba con il sinistro, parte la rincorsa del Cino, attenzione, la piazza, muro, ancora il Cino, contro cross, fuori gioco di tutti i giocatori dell'Inter che ignorano il pallone lasciando proseguire, giustamente dal vantaggio tutti ignorano, ritornavano verso centrocampo, quindi il recupero facile di Sussi, il rilancio in zona Toni. Sorondo di testa la meglio l'ex Vicentino che poi cerca di gestire anche questo pallone, c'è una giocata regolare secondo Rodomonti di Lalo Sorondo, si riparte con Di Biagio, Recoba, il tocco indietro per arrivare a Miro Cordoba, ancora Di Biagio che stanno tenendo, riparte l'azione dei ragazzi, diligente, palla profonda per Vieri, difende, si deve liberare della sfera, scambia con Ronny, il tocco fuori per Cristiano, lancio impreciso, voleva servire Gresco, ci regala una rimessa con le mani Esposito, facciamo reverenza e rimettiamo in gioco con Gresco che tocca fuori per Recoba, attaccato immediatamente da Filippini, se ne libera, salta l'uomo, viene messo giù, c'è un calcio di punizione sotto la panca di Mazzone con il Cino che dice guarda che mi hai rovinato la maglietta qua, calcio di punizione, calcio di punizione sotto la panca di Mazzone, da lì bisogna mettere una bella palla sul primo palo dove aspettiamo la testa di Tritolo. 25-39, tutti 0-0 gli altri risultati, vince soltanto il Torino con l'Atalanta e la Lazio con la Fiorentina. La rincorsa di Recoba, mette il pallone giù con calma, se tutti sono dentro l'area di rigore. No, ferma, parte il Cino, palla che va dentro, allontana Calori, recupera Buruk, attenzione fuori gioco, contro cross, il corpo, Cristiano Zanetti, carica al destro, Murato. Palla recuperata da Recoba sul fronte sinistro, tale su di lui, all'indietro allora per Gresco il pallone, Gresco ancora per il Cino, attaccato da Filippini, sovrappone Gresco, il Cino sciabola questa palla lunga a cercare l'inserimento di Okan, Sussi è in vantaggio, fa ripartire Emanuele Filippini che si distende sulla sinistra, avanzando palla al piede, sovrappone Sussi, viene servito, Okan, il cross di Sussi immediato con Toldo che recupera morbido questa sfera, favorendo subito la ripartenza sulla sinistra di Vladislav Gresco, che avanza, palla al piede, potrebbe lasciare la Recoba, così avviene infatti, il Cino tocca, parte in dribbling, accelera, viene attaccato irregolarmente, secondo il pensiero del Cino, Mazzone dice qualcosa a Recoba, e Recoba lo manda a quel paese, l'arbitro qua dovrebbe intervenire, perché tanto c'è però chi interviene, che va da solo, Filippini, pericolo, attenzione, Tara, al limite, Saverio, è insuperabile come il tonno, non si passa da lì, recupera il martello, palla per Gigi Di Biagio, avanza Okan sulla destra, è Buruk che gestisce questa sfera toccandola forse verso Cristiano Zanetti, così avviene infatti, da Cristiano a Gresco, sporta sull'uomo immediatamente Alvaro Recoba, viene servito, attaccato da Esposito, si libera della sfera ancora per il martello, Cristiano Zanetti vede movimento in profondità di Ronny, l'intervento però in chiusura è efficace di Petruzzi che può far ripartire un'azione sulla destra ancora per Esposito, il lancio in avanti a cercare l'intervento di Toni, c'è forse una spinta di Toni su Cordoba, recupera Toldo e con le mani subito Gresco, loro sono sempre molto arretrati, lasciano molto solitari là davanti i due Toni e Tare, con Cristiano Zanetti che apre sulla destra per Okan Buruk, Okan mette giù il pallone, va in sovrapposizione Saverio, avanza e tocca corto per Gigi Di Biagio per il capitano, capitano che mette orizzontalmente palla per Ronny che viene a prenderla ai 40 metri, tocca l'indietro subito per Allo Sorondo che fa girare veloce sul fronte sinistro per Gresco, Gresco fa proseguire per Cristiano, attenzione martello, può avanzare, c'è Ronny che viene fuori, Recoba estrema di sinistra, deve arretrare, tocca con il destro, attenzione Gigi, uomo che arriva, Cordoba si ferma, da questa parte il pressing di Toni, Gresco porta via l'uomo Cristiano Zanetti, ben servito, cambia palla per Gigi Di Biagio potrebbe servire Saverio, così avviene con un tocco morbido che scavalca Iglitare e può avanzare Saverio sul fronte destro, cerca di convergere, palla fuori per Di Biagio, attenzione all'inserimento di Cristiano, lo vede, ma lo vede anche Calori che riesce ad allontanare, poi Giunti arpiona la sfera al limite dell'area, Okan va in anticipo, Sussi efficace questo dribbling, il rilancio a cercare la testa di Luca Toni, palla troppo alta, recupera Gresco in diagonale, chiude bene, poi c'è Cristiano Zanetti, palla per Vieri, attenzione Vieri, due su di lui, non c'è giocata irregolare e c'è Giunti che fa ripartire il contropiede ancora Toni,
cerca di controllare la sfera, Cordoba che cerca di non farlo girare, gli tocca via il pallone con la punta del piede, con mestiere puro, Caffè Colombia. Gigi Di Biagio cerca la profondità, ma è imprecisa questa giocata. Bobo che si arrabbia perché era lì in posizione agevole. Petruzzi, Filippini, Giunti, Sussi, buona questa manovra del Brescia. Avanzano sulla sinistra, Tare, limite dell'area, viene servito, cerca la collaborazione di un compagno, deve dare indietro ancora verso Emanuele Filippini. Giunti che cambia gioco sulla destra per Antonio Filippini. Antonio cerca il cross immediato, centro area, cerca la testa di Tare, anzi di Toni, Esposito carica il sinistro, Toldo recupera facile questa preda e fa ripartire immediatamente Alvaro Recoba che avanza palla al piede. Si fa vedere Bobo, parte Ronny sul filo del fuorigioco, attenzione da questa parte, vede Bobo, attenzione, il lancio lungo, la testa di Bonera, tiro un po' telefonato quello di Alvaro Recoba, non è stata rapida questa ripartenza dei ragazzi, con adesso Antonio Filippini che gestisce la sfera, scambia con Esposito, il pallone in avanti a cercare la testa di Tare che sbaglia il tocco all'indietro, poi Gresco si libera bene di, con buona scelta tecnica, con un dribbling sullo stretto di Antonio Filippini. Di Biagio, palla per Ronny, il tocco all'indietro ancora per Gigi Di Biagio che cerca l'1-2, si cerca un po' troppo questa giocata su Ronny in questo frangente. Ripartono loro con Sussi sulla sinistra quando siamo alla mezz'ora, 1-1 per il gol di Ronaldo al 18esimo minuto, il pareggio 2 minuti dopo di Iglitare su calcio di punizione. Intanto Ronny va in 1-2 con Vieri, attenzione ancora, attenzione Ocan solo, attenzione Ocan solo, Bobo va, attenzione, cerca di passare, non sfonda, perde poi il rimpallo con Esposito, poi Calori, il Cino, il velo efficace, bravo Recoba. Non ha visto che c'era Buruk tutto solo, si era in una situazione in cui un pallone che incrociava sarebbe stato forse imprendibile per la difesa del Brescia. Il Cino cerca di partire in dribbling, si ferma, converge, palla sulla destra per Saveri, un po' lenta, facciamola andare più veloce, poi c'è l'intervento e sì, ha ragione perché cade a terra da solo il numero 17 Emanuele Filippini. Ripartiamo con Saverio, fronte destro, giocata orizzontale per Gigi Di Biagio. C'è Recoba un po' troppo stretto, un po' troppo accentrato, bisogna allargare un pochettino di più Cino, devi stare più largo. Palla larga per Gigi Di Biagio, centrale, cerca l'1-2, Ronny Vieri, attenzione, Ronny cerca di passare, non passa il pallone sullo stretto, ma c'è un grande recupero di Gigi Di Biagio, palla dentro, Vieri solo, salta il portiere, fuori gioco, segnalato da Babini, forse ha visto bene, forse no, vediamo, il tocco ha visto bene, era fuori gioco sia Ronny, ma soprattutto Vieri, era un passo, quindi non era in linea, ma era veramente oltre con il suo tronco corporeo, come dicono i manuali, oltre l'ultimo difensore avversario. Si riparte con questo calcio di punizione quando il comando dice 32 minuti di gioco, il parziale 1-1, il gol ricordiamo al 18esimo Ronny e al 20esimo Iglitare, il rilancio di Castellazzi, palla che di testa Sorondo va a gestire in anticipo, Vieri anticipato, recupera la sfera Ronny, cerca di controllare, incespica, gli va addosso Giunti che gli porta via il pallone, Petruzzi, rilancio immediato, il Cino cerca di tenerla viva e ce la fa, buono il controllo, vai Recoba, sovrappone Gresco, attenzione, vediamo che arriva l'uomo, si ferma, va da solo con il destro, attenzione, falla girare più veloce, cerca il cambio di gioco ma sbaglia tutto, si arrabbia Cooperman ad onde perché qui la cosa più semplice era farla girare quella palla, rilancio a cercare Luca Toni, Gresco alla meglio, efficace intervento dell'uomo venuto dall'est, poi Di Biagio, il tocco per il martello che cambia bene sulla destra per Saverio, si riparte con Tare che va al disturbo, il Trater che se ne va, attenzione al Tractor, si ferma, Tare gli va addosso, tocca indietro per Gigi Di Biagio, Di Biagio che fa correre orizzontalmente per Cristiano Zanetti, palla per Gresco che viene in avanti a supporto, Ronny difende il pallone, se ne deve andare, cade a terra ma non è regolare l'intervento di Petruzzi, recupera Filippini, Filippini che cerca il cambio di gioco per Tare, il colpo di testa dell'albanese, recupero di Gigi Di Biagio, efficace, attenzione, la palla per Ronny, attenzione, entra in aria, il controllo, Ronny carica il destro, muro, ma c'è un fallo di mano, l'ho presa qua, dice guarda che c'ho il segno del fango, aveva controllato, stop di petto e tentativo di tiro, contrastato bene da Calori. Questa immagine successiva al momento del controllo, vediamo che mi ascolta il regista, capisce, non è qua, è un passo indietro ancora, rimarremo con questo dubbio. Comunque mi sembra che ci stia la decisione, tra l'altro la segnalazione di Babini. Rilancio in avanti, Sorondo in anticipo, palla che tamburella verso il cerchio di centrocampo, Calori, un campanile, chi va? Ci va Tare. Palla messa giù dal colpo di testa di Alvaro Recoba, Cristiano Zanetti, cerca di andare, contrasto centrocampo.
Filippini giunti non la meglio dei nostri, Sussi sulla sinistra, Okan ancora Filippini, Okan ancora al disturbo, Filippini ancora in 1-2 con Sussi, partono bene sulla sinistra, il cambio di gioco, il disturbo di Gigi Di Biagio, Buruk chiude bene, Gigi Di Biagio, palla per Tritolo, può andare via, attenzione uomo che arriva, il tocco per Ronny, attenzione, lo vede, attenzione, cerca di andare, salta un uomo, non ce la fa poi a servire Gigi Di Biagio, la palla termina a fondo campo, si arrabbia Gigi perché aveva fatto quanto, Vieri aveva portato via l'uomo, eccola qua l'azione di prima, da questa immagine non si capisce perché con il corpo copre il momento dell'impatto, però il braccio mi sembrava abbastanza largo, quindi forse ha visto bene. 34 minuti di gioco, sempre 1-1 fra Brescia e Inter, la notizia però importante è che è entrato dal primo minuto e ha fatto gol Ronny. Palla di Saverio, in profondità per Okan, arretra, aspetta la sovrapposizione del suo capitano, poi gli cede ancora pallone, deve cambiare gioco da questa parte, Sorondo non viene azzardato, un tocco veloce, allora ci si va per vie esterne con giocata un pochettino più lenta, siamo sulla sinistra per Gresco, palla per Cristiano Zanetti, si propone bene, attenzione, movimento largo di Okan Buruk, vediamo Cristiano se lo vede, il tocco per Ronny, siamo al limite, cerca di far passare la sfera, non passa, Tare cerca di andare, in vantaggio l'albanese, il tocco indietro di Bonera, poi Calori scaraventa il più lontano possibile, il colpo di testa di Cordoba, recupera Filippini, si distende sulla destra la formazione padrona di casa con Esposito, può andare al cross, il corpo di Gresco, palla viva, ancora, cerca ancora di andare in dribbling, scivola e ripartiamo in contropiede con Gresco che avanza a lunghe falcate, su, dice di salire e di cambiare gioco verso Okan, il tocco per il Cino, subito attaccato. Siamo andati a complicarci la vita nella zona dove eravamo chiusi, mentre sul fronte opposto era tutto più facile. Esterno, però chiudono bene e ripartono loro in contropiede con Tare. Bisogna essere più efficaci, Cino, con queste giocate. Meno leziosi e più efficaci. Avanzano, pericolo, attenzione, Toni può andare in contropiede. Lo va a chiudere, palla ancora viva, Sussi, il suo cross centro area, Lalo Sorondo. E poi Saverio, e poi Buruk, e ripartiamo. Si deve fermare, c'è un intervento irregolare di Sussi. No, sì, dice di no l'arbitro. A proseguire, quindi intervento sulla palla e ripartono ancora loro, si era un po' fermato Okan Buruk che adesso va da solo contro tre, palla in avanti per Tare, c'è il fallo e qua c'è anche la munizione per Okan e mi sa che ci sta, sì, se l'è proprio cercata al 36esimo, ammonito Okan, ammonizione per Okan Buruk, se l'è cercata perché ha subito il fallo e poi è partito da solo ad acchiappare gambe, qua vedete che lo tocca sul piede d'appoggio mentre il numero 17 Emanuele Filippini stava calciando, giusta sanzione di Pasquale Rodomonti, sezione arbitrale di Teramo, quando il cronometro dice che siamo al 37esimo minuto, 8 minuti da giocare ancora in questa prima frazione, ma mi sembra che fra le cose positive ci sia da segnalare un ritorno di Ronny, un Recoba che sulla sinistra è sempre una spina insidiosa, anche se ha peccato un po' di eccesso stilistico in alcune giocate, magari un po' più efficaci, giocate un pochettino più tese, intanto gli dice di stare in linea Cooper ai giocatori. Calcio di punizione, Giunti la mette dentro, si gira bene e c'è un effetto insidia per questa girata di Luca Toni, applaudito per questo colpo. Toldo si accartoccia sulla destra, rivediamolo perché una buona giocata quella di Luca Toni in caduta, colpisce, Toldo è un passo fuori dalla porta, sembra quasi sorpreso da questo colpo, palla che termina a lato di un mezzo metro, ma si è mosso in maniera insidiosa Toni con questa girata. Lallo Sorondo, buono il suo anticipo, scaraventa il pallone in avanti, troppo alto per Sussi e Buruk, recupera la difesa del Brescia, ancora Sussi, servito da Giunti, tocca all'indietro per Bonera, Bonera lancia lungo nella zona di Toni, c'è l'intervento di Cordoba che subisce il fallo dal vantaggio, l'arbitro ha ragione, c'era il fallo di Luca Toni che tratteneva Cordoba, non l'ha fatto saltare, c'è un'ammonizione per proteste al numero 18, si tratta di Antonio Filippini al 38esimo, ammonito per proteste Antonio Filippini. Protesta perché ritiene irregolare l'intervento di Cordoba su Luca Toni, Lazio sempre in vantaggio per una rete a zero, intanto lo ricordiamo. Parma-Roma 1-0, attenzione, il Parma vince nel match casalingo contro il campione d'Italia, Perugia-Venezia 0-0, Chievo contro Lecce 0-0,
vince il Torino. Ah no, Torino-Atalanta 0-0. Ho dato una indicazione errata in precedenza. Udinese-Verona 0-0 e poi avete tutti. Posticipo questa sera tra Milan e Juventus. Pesco. Palla in avanti a cercare Ronny Petruzzi. Attenzione Ronny che se ne va. Ronny salta l'uomo, attenzione, entra in area, messo giù. Prosegui, dice Rodomonti. L'intervento di Esposito non era irregolare, forse ha ragione l'arbitro. Di Biagio recupera la sfera, c'è fuori gioco di Ronny, l'arbitro ferma tutto e manda il pallone dentro l'area di rigore. Vediamo, l'azione è andato via con un doppio passo, eccolo qua, salta Calori sullo stretto, arriva Esposito che è in vantaggio, il tocco di Ronny è sul pallone, l'impatto c'è ma non mi sembra che ci siano gli estremi per il calcio di rigore. Ma Ronny che è partito con una giocata veloce in profondità, efficace. Il rilancio di Castellazzi. Sampdoria 2, Teranna 0. Sorondo, efficace. Il Cino, palla di Cristiano a cercare Tritolo. Attenzione Bobo, difende il pallone dall'attacco di Bonera. Si libera bene, attenzione Bobo. Attenzione Bobo, la mette Ronny. Non passa l'1-2 perché Calori si intromette. Mani nei capelli di Tritolo. Palermo 0, Vicenza 1. Tare, servito, fronte destro, Gresco che lo va a chiudere, palla fuori per Esposito, sale ancora in pressing Gresco, Filippini, salgono quattro giocatori dell'Inter, cerca di passare Esposito, il tocco di Caffè Colombia, la palla in out, rimessa con le mani, attenzione, Tare, pericolo, cerca di andare da solo, si ferma tutto, perché dice ha battuto 20 metri più avanti, la rimessa con le mani, quindi bisogna, la rimessa con le mani è a nostro favore. Io l'ho coperto onestamente dalla panchina, quindi non potevo vedere di chi era l'ultimo tocco. Fermati lì Gresco, fermati lì, gli dice Rodomonti. Anche Guardianini dice fermati lì. Cooper gli ha detto fermati lì. Lui si è fermato. Ronny di testa, anticipato da Petruzzi, recupera Filippini. Centrale, il pallone per il gemello. Can al disturbo, il martello, controlla il pallone, due uomini addosso. Lo tocca fuori, Recoba non ci mette la gamba. Ripartono allora loro con Giunti. Il taglio a cercare la testa di Luca Toni, la testa è quella di Caffè Colombia. Gigi Di Biagio, efficace il tocco, non passa però il pallone, ancora Filippini, ci va Buruc, resiste al doppio intervento, regolare, si riparte con Gigi Di Biagio, chiama la palla Bobo Vieri, palla di Ronny, attenzione due uomini addosso, tocco largo sulla destra per il Saverio, attenzione, Vieri non ci arriva perché arriva Calori, spaccata a toccare via la sfera. Efficace il tocco di Saverio, Vieri sul filo del fuorigioco, il rilancio, efficace anche il controllo di Gigi Di Biagio, cerca il recupero, attenzione, si avanza Vieri, Saverio, fronte destro, può andare al cross, la mette dentro l'area, attenzione Ronny, controlla con la mano, no, tutto regolare secondo l'arbitro, una mischia, ne esce, palla al piede, Okan Buruc, palla fuori per il martello, attenzione, un rimpallo, brutto fallo su Okan, intanto ha preso un brutto calcio Okan, il controllo di Esposito, scaraventa il pallone più lontano possibile, Okan gioco fermo. Protesta Buruc perché ha preso un fallo gratuito, lui lo sa, sta protestando, sta dicendo in turco, quindi non capisce niente nessuno lì intorno, anche Rodomonti. Ha subito un colpo, gli sta dicendo a Bonera, guarda che tu hai fatto così, dice io. In che lingua glielo starà dicendo non è chiaro, vediamo se la regia ci ripropone questa azione. Mi sembra che quando ormai era senza palla, intanto vediamo la... il controllo di Ronny con il petto, quindi ha visto bene Rodomonti in questo frangente, 42 minuti di gioco e sugli sviluppi di questa azione poi c'è il colpo, qua ci sarà una palla contesa che l'Inter cede al Brescia, come mai? Abbiamo recuperato palla noi, vabbè. Castellazzi riparte l'azione dei padroni di casa quando mancano due minuti più il recupero, il colpo di testa di Glitare appoggia sulla destra per Filippini, Antonio Filippini parte in dribbling sul martello che lo manda giù, calcio di punizione in favore della formazione padrona di casa sotto la panca di Hector Raul Cooper. Una buona Inter in questo primo tempo ma anche un buon Brescia, sta lottando, sta cercando di chiudere spazi, di ripartire, ha trovato il gol su palla nativa, Inter più vicina al gol rispetto ai bresciani, ma tutto sommato due buone formazioni in campo fino a questo momento. Toni allontana, recupera prima Saverio, poi il Cino, rilancia in avanti a cercare Ronny che ha un buon controllo ma Giunti riesce a toccargli via il pallone, Castellazzi esce al limite dell'area di rigore, tocca morbido per l'intervento di Esposito, di Biagio, commette giocata irregolare su Antonio Filippini, c'è quindi calcio di punizione in favore
calcio di punizione in favore del Brescia, l'altezza linea mediana del campo, quando ormai siamo arrivati agli spiccioli finali di questi primi 45 minuti, con il rilancio di Petruzzi a cercare il colpo di testa di Glitare, fuori gioco di Toni, ma c'è il recupero facile di Toldone che può subito far ripartire Saverio, poi ci ripensa, invita i suoi compagni a salire, farà lancio lungo con questa palla che va nella zona di Bobovieri. Tritolo deve difendere il pallone, lo tocca all'indietro per Ocan che parte subito in percussione, attaccato da Filippini, si ferma, si gira, torna indietro per Saverio, ancora per Buruk, fronte destro, porta via l'uomo in sovrapposizione di Saverio, viene servito, buona l'azione, può andare al cross, attenzione, la mette, Ranni, la piazza là, vicino alla zona in cui Castellazzi avrebbe potuto solo guardare, anticipa anche i viri di testa, rivediamola, la bella azione Ocan Saverio, il cross Ronny la va a mettere là nell'angolino. Mamma mia, dice Bobo, mamma mia, dice Bobo, è andata a piazzarla là, veramente pericolosissima la formazione, con una gran girata di testa di Ronny. Il rilancio di Castellazzi, Di Biagio, palla che rimane lì, gamba tesa tutte e due, fa proseguire, Sussi e Buruk vanno sul pallone, Sussi in vantaggio, campanile, fine, dice al 45esimo senza recuperi il signor Rodomonti, manda le squadre negli spogliatoi sul parziale di Brescia 1, Inter 1, ricordiamo al 18esimo gol di Ronaldo, al 20esimo pareggia Iglitare con una bella girata di testa su un calcio di punizione battuto dalla sinistra da Federico Giunti. È tutto per questi primi 45 minuti, la linea torna in regia nel tunnel che sta parlottando con l'arbitro, c'è Ronny anche, quindi non ci sono cambi, sono tutti schierati in attesa dell'ingresso in campo, perché deve arrivare Cooper a dare il solito colpo di buona suerte a tutti i ragazzi. Fermi qua, Vieri intanto è già salito, è già uscito, ne manca uno, vediamo se lo richiama anche Ronny, è già su, eccoli qua, sono già su Ronny e Vieri, eccoli qua tutti quanti, arriva anche il Cino, via tutti dentro, forza ragazzi, forza ragazzi che ci siamo. Secondo tempo, intanto ci dicono che allo Stadio Olimpico, nel momento in cui ha segnato Ronny, è arrivata la notizia, tutto lo stadio si è alzato in piedi e ha fatto un lungo applauso durato quasi un minuto, e questa è una bellissima notizia che ci tenevamo a sottolineare, pubblico della Lazio, Lazio che sta vincendo 1-0, ha voluto celebrare così, e chissà se anche in altri campi è stata la notizia celebrata alla stessa maniera, perché comunque, indipendentemente dal fatto che veste i nostri colori, Ronny è patrimonio del calcio mondiale e penso che tutti debbano essere contenti, perché lui è tornato, ed è tornato a far male, a far gol, a fare quello che è il suo mestiere, quello che è nel suo DNA. Tutto pronto, Rodomonti guarda il cronometro, guarda il suo collaboratore Puglisi, il suo collaboratore Babini, il quarto uomo Gregorio, Liverani gli dice puoi iniziare, e allora se lo dice Liverani ci fidiamo, si parte, guardiamo il cronometro ed inizia il secondo tempo con Gresco, quindi stesse formazioni, non ci sono novità, vediamo se parte subito in riscaldamento qualcuno dei nostri, quindi Toldo fra i pali, Zanetti Sorondo, attenzione a questo tocco morbido di Saverio, Contare che gli porta via il pallone, poi ci mette una pezza lo stesso Saverio, Contare che rimane dolorante a terra, vicino non l'ha proprio toccato, ferma il gioco, stavano le formazioni, Toldo fra i pali, Zanetti Sorondo di Cordoba e Gresco, tanto rivediamola questa azione, si è fatto male da solo, si è fatto male da solo col tacco, probabilmente Saverio è anticipato netto e col tacco l'ha toccato probabilmente. Palla contesa, palla alla difesa, dicevano, si diceva quando andavamo a giocare a pallone all'oratorio, vale anche in Serie A a quanto pare. Gresco, subito la profondità per Recoba, non passa per la chiusura perfetta di Petruzzi, è messa con le mani sul fronte sinistro, Inter che deve trovare il bottino pieno nella ripresa, forza ragazzi, il martello, palla fuori per Caffè Colombia, però non ho finito di dare la formazione, quindi finisco, allora Toldo fra i pali, ci riprovo, Saverio Sorondo, Cordoba Gresco in difesa, Ocan, Di Biagio, Cristiano Zanetti, attenzione, perde palla,
e Recoba sulla sinistra non gli viene in attacco, meno l'ha finita, Gresco chiude bene in diagonale su questo potenziale pericolo, il rilancio, Filippini recupera la sfera con l'intervento efficace in copertura di Alvaro Recoba, due uomini addosso, mette il pallone in avanti, lo arpiona Esposito ma lo mette in out, buona la chiusura in anticipo e rientro il recupero di Alvaro Recoba mentre iniziano i movimenti sulla panca del Brescia dove ci sono Mero, Dainelli, Iana, Schopp, Guana e Salgado, mentre sulla panca dell'Inter dove tutto è ancora fermo ci sono Callon, Consessao, Farinos, Sedor, Femre e Nicola Ventola. Gresco avanza, palla per il martello, attaccato, si deve liberare della sfera, cambia con Ronny, Ronny che parte in dribbling, toccano via il pallone, Vieri anticipato, ancora Filippini, apertura per il gemello sulla destra, sovrappone Esposito, viene servito, c'è già la coppia Zanetti e Gresco in copertura, toccano indietro per Petruzzi, Petruzzi che allarga sulla destra ancora per Esposito, ancora Petruzzi, Vieri che va al disturbo, il rilancio in avanti, sul disturbo in pressing di Bobo Vieri, regala palla Petruzzi a Gresco, poi Di Biagio, poi il Cino, vediamo movimento, attenzione Recoba, cambia tutto sul fronte opposto per Saverio, controlla pallone Zanetti, c'è Buruk sulla destra, Saverio va dentro da solo, attenzione Saverio va dentro da solo, allarga per Ocan, può andare al cross, palla dentro, teso, attenzione, il colpo di testa in copertura di Petruzzi, recupera il martello, ancora, carica al destro, il corpo è quello di Federico Giunti e riparte il Brescia con Luca Toni che se ne va da solo, cerca di saltare Gresco, non si passa da quel lato, Gresco mette in movimento il Cino che controlla bene il pallone, se ne avanza, cerca di centrocampo, sulla destra lo supporta Saverio, va da solo il Cino, attenzione il Cino, salta un uomo, un secondo, un terzo, il taglio per Gresco, la palla è buona, Gresco va sul fondo, cross, secondo palo, Buruk anticipato dall'intervento di Sussi, efficace, poi il rilancio in avanti in zona Tare, Sorondo bene, Di Biagio benissimo, Cordova molto meglio, 3 minuti, forza ragazzi. Rivanziamo palla al piede con questa giocata, terreno sembra un po' friabile in alcune zone. Caffè Colombia fa girare palla sulla destra per Saverio Zanetti, attaccato subito, palla per Di Biagio, non si va per linee rasoterra, Di Biagio perde di conseguenza palla con Bonera che facilmente la va a recuperare, rilancio in avanti, il tocco di Sorondo, Di Biagio deve mettere a gioco questo pallone, c'è Filippini che gli va in pressing e allora lui gioca orizzontalmente per la sovrapposizione di Gresco, Gresco mette in movimento Ronny, siamo ai 30 metri, Ronny cambia tutto sulla destra per Buruk, Ocan sovrappone Saverio, Ocan va dentro, attenzione, può andare al cross, sbaglia il colpo rasoterra, poi c'è un intervento in anticipo della difesa, riparte sulla destra con Esposito, contropiede del Brescia, si distende l'azione con Gresco, c'è buono Gigione, il creatore chiude bene, 4-16, si riparte con il Cino in possesso di palla, parte in dribbling, si ferma, rallenta l'azione, non ci sono compagni, docca all'indietro per Gresco, Gresco per Cristiano Zanetti, c'è Tare che va al disturbo, palla in profondità imprecisa per Recoba, ripartono loro con Iglitare che larga sulla sinistra per Emanuele Filippini, il tocco per Giunti, di prima per Tare, troppo lunga, Gresco è in vantaggio, recupera la palla ancora Cristiano Zanetti, c'è Vieri che chiama palla e la riceve, scambia ancora con il martello, profondità per Ronny, fuori gioco, era solo contro Castellazzi, cerca il tiro, la mette a fondo campo, Rodomonti lo va subito a rimproverare, dice io non ho sentito, boh, ha fatto l'abbruccio, ha fatto l'abbruccio, era in posizione irregolare sull'1-2 Vieri, Zanetti, Ronny, parte un attimo prima, giusta questa decisione del signor Rodomonti su segnalazione di Puglisi, calcio e punizione che va a battere lo stesso portiere Castellazzi ai 30 metri, movimento di tutta la panca del Brescia, nessun movimento sulla panca dell'Inter, la testa di Cordoba, il controllo di Cristiano, il martello 1-2 con Gigi Di Biagio, avanza, palla per Ronny, preso in controbalzo, attenzione Ronny, se ne può andare, c'è Vieri, lo salta, attenzione Ronny, Castellazzi ha cercato la percussione personale ed è stato molto bravo, si è allungato un pelo troppo questo pallone, chiede scusa sia al Cino che a Vieri, erano partiti in un 3 contro 3 insidioso, intanto c'è Di Biagio, palla che scotta, bravo, poi martello, efficaci, Giunti recupera il pallone, apre sulla destra per Antonio Filippini, sovrappone Esposito, Filippini cerca il cross, guarda Esposito, cerca andando dentro da solo, palla sul sinistro, potrebbe andare al tiro addirittura, carica il sinistro, Toldo forse un po' sorpreso, la palla termina comunque abbondantemente al lato, in tempo avevano i capelli lunghi, adesso se li sono tagliati in coppia, tutte e due, tanto per complicarci un po' la vita. Carica bene il sinistro ma non è assolutamente efficace, si riparte con Vladislav Gresco sulla sinistra,
si fa vedere Ronny, palla profonda per Recoba, non passa per l'intervento in spaccata di Petruzzi, questa palla filante, filtrante, con Ronny che rimette il gioco con le mani, servendo Gresco, Celcino poco distante, cerca di far passare il pallone, non passa, Gresco non commettere queste leggerezze, ripartono loro con Filippini, rilancio in avanti, Soronde in vantaggio su Tare, un campanile, palla che si impenna, Ronny di testa anticipato da Calori, poi Toni appoggia il pallone su Di Biagio tocca all'indietro per Cordoba perché era pressato da dietro da due giocatori del Brescia, Caffè Colombia fa dei metri per andare a gestire questo pallone e far ripartire Gigi Di Biagio. Di Biagio allarga sulla destra per Capitan Zanetti, Saverio che avanza, palla per Bovo, si deve girare, attenzione, peccato, non passa il pallone per il capitano, Toni riparte con Occan che si prende un colpo al volto, Toni che cerca l'azione personale, face to face con Sorondo, sovrappone Filippini da questo lato, il fallo di Di Biagio, l'intervento di Sorondo efficace, palla netta dice, palla netta, vediamo cosa dice l'arbitro, comanderà un calcio di punizione, Sorondo dice la pelota, pelota, la palla in italiano l'ha già imparata, si rialza subito, sembrava fosse stato morto da una tarantola il signor Filippini. Intanto rivediamo questo intervento, Di Biagio commette fallo, questo è giusto, questo era calcio di punizione, l'arbitro però ha dato il vantaggio, ma in piedi anche Luca Toni, qua intanto vediamo che non è un colpo cattivo quello di Toni e di Buruk, però gli appoggia il faccione la mano sul faccione, quindi si aiuta così. Attenzione a questo calcio di punizione con Giunti e Sussi sul punto di battuta, serve che Ronny vada lì vicino ad aiutare perché se scambiano mettono in due, poi si allontana Sussi, allora Ronny può tornare al centro dell'area, tutta l'Inter tranne il Cino in area a difendere su questa palla inattiva, parte la rincorsa di Giunti, attenzione, palla che va dentro, una mischia, il Cino recupera, proprio si era messo nel punto giusto e avanza, palla al piede, si porta il più lontano possibile Filippini che rinviene bene su di lui, gli recupera il pallone, Calori cerca la scivolata profonda, cercare la testa di Luca Toni, Toni per Tare, Cordoba chiude bene in anticipo pulito, allargando subito diligentemente sulla destra dove Saverio si fa trovare pronto, mette in movimento Gigi Di Biagio che avanza, posizione centrale, lo largo sulla sinistra, c'è Martello che riceve, il creditore ancora lì che chiama palla, viene nuovamente servito, largo sulla destra c'è Saverio, profondità per Ronny, il tocco per il capitano, il tractor che può avanzare, vede Ronny in profondità ma preferisce toccare largo per Ocan, va in sovrapposizione Saverio, palla dentro per Ronny, attenzione, cerca il colpo di testa, non pettina il pallone, anche perché senza cappelli è difficile, uno strumento che non è consueto utilizzare Ronny, ripartono loro con Sussi sulla sinistra, se ne va in buona percussione, attenzione Tare, palla per Toni, il martello chiude bene, dal vantaggio l'arbitro, poi comanda il calcio di punizione, c'è l'ammonizione per Cristiano Zanetti, ammonito al nono minuto del secondo tempo, è il terzo ammonito dell'Inter, si unisce a Gresco e Occan Cristiano Zanetti, mentre fra i padroni di casa c'è l'ammonizione di Antonio Filippine. Rodomonti sta dicendo a Di Biagio che protesta, qua però lui effettivamente tocca con il piede fra i piedi il pallone, però prende anche tutto quello che c'è intorno, quindi calcio di punizione. Calcio di punizione che va a battere il solito Federico Giunti, cercherà di mettere palla dentro l'area di rigore per l'intervento di testa di qualche compagno. Sale anche Calori, forse no, tanto vediamo Esposito, sale Bonera in questo giro, sale Bonera, sale Petruzzi, rimangono dietro un Filippini e Calori mi sembra, anche se Calori mi sembra di vederlo all'avanti, quindi no, è Petruzzi indietro e Calori in avanti, parte la rincorsa di Giunti, palla dentro, Cordoba allontana, Ronny recupera il pallone, parte il dribbling messo giù, calcio di punizione per questo fallo di Giunti secco, e c'è una bella ammonizione, una bella maniglia, viene a casa signor Giunti, decimo minuto, Ronny se lo salta come tutto d'un fiato, come si beve il crudino, puff, tutto giù d'un sorso, come la tequila va presa tutta d'un sorso e lui secco salta Federico Giunti che lo manda per le terre, giusta la sanzione, forse eccessiva l'ammonizione, però il fallo è volontario, si era visto saltato e l'ha messo giù, calcio di punizione, fa ripetere Rodomonti perché va tutto da punto non preciso, tocco di Sorondo per Cordoba, subito per Gresco, siamo già nella metà campo del Brescia, palla in avanti per Cristiano Zanetti che si muove bene, si propone e riceve, c'è Ronny al limite, attenzione Cristiano, potrebbe metterla per Ronny al limite, attenzione, cerca di far passare il pallone per Vieri, non passa, Caffè Colombia chiude bene, Gresco cerca di servire Di Biagio, trova la collaborazione di Giunti, ripartono loro con Filippini,
Buruk in copertura, palla per Tare, largo sulla sinistra, face to face con Saverio, sovrappone Sussi, attenzione Tare, cerca di andare, Saverio insuperabile, abbiamo già detto come il tonno, non si fa superare. La palla va in out, la rimessa con le mani in favore del Brescia, affidata al numero 20 Sussi. La rimessa va verso l'area di rigore, a cercare la testa di Tare, il pallone pizzicato, poi la testa di Cordoba. Toni si gira e tira, efficace, protesta per un fuorigioco Cordoba. Tutto normale secondo la terna arbitrale, il lancio in zona Vieri, controlla con il petto, Ronny cerca 1-2 con Bobo, attenzione ancora Ronny, potrebbe servire Cristiano Zanetti, vediamo se lo vede, si ferma, si gira, attenzione, cerca Bobo, al limite, un rimpallo, palla fuori, Buruk, ancora palla viva, forza ragazzi, sovrappone Saverio, attenzione che arriva, palla per il tractor, va dentro, il cross, il corpo di un difensore spizzica e frena l'azione, con Tare che recupera questo rilancio, difende il pallone, cerca di andarsene con un colpo di tacco su Lalo Sorondo, il tocco finale, Sampdoria 4, Ternana 0. Il tocco finale proprio dell'albanese, la rimessa con le mani affidata a Saverio. Forza ragazzi, bisogna chiuderla questa gara, bisogna cercare di trovare il gol che riporti il sole. Gigi Di Biagio, palla per Gresco, attenzione, largo sulla sinistra Celcino, ancora nessun movimento sulla panca dei ragazzi, qualcosa forse si inizia a muovere. Il Cino cerca di andare, viene ostacolato ma perde palla. Giocata infelice questa di Recoba, ha cercato di andarsene in dribbling in mezzo a due, si scalda Callone, eccolo qua, è il momento del cambio, Chievo 1, Lecce 1 intanto, la testa è quella di Gresco, rilancio in avanti, ancora un po' di tamburello in questa fase con Esposito che controlla il pallone, cerca il lancio in profondità, Tare di testa fa proseguire, Gresco è in vantaggio su Toni, mette il momento di Biagio, all'indietro per Ivara Miro Cordova che può allargare sul lato Sorondo, si scalda Mimmo Callone intanto, si scalda Mimmo Callone. Vedremo se uscirà Ronny, probabile. Un Ronny che ha fatto molto bene fino a questo momento. Buruk, palla per Saverio, ancora si propone per 1-2, controlla con il tacco, parte in dribbling in mezzo a 3, si ferma, cade a terra, mantiene possesso palla, resiste, messo giù, ancora, resiste, ancora, Ocan, rimesso giù. Dopo 3 c'è il fallo, è una nuova regola, danno 3 interventi regolari e un calcio di punizione. A quelli piccoli, sì, a lui è quello piccolo, non si può dare subito il fallo a Ocan Buruk. Però dopo 3 falli a uno piccolo, calcio di punizione. Parte la rincorsa del Cino. Vediamo. Attenzione Bobo sul primo palo. Shhh, diciamolo sottovoce, se ci sentono vanno a coprire. Quasi stesso punto in cui l'ha messa Bergamo. Attenzione il Cino. Parte la traiettoria di Recoba, attenzione, morbida. Va Castellazzi in presa mentre cade a terra Gigi Di Biagio che brontola. Brontola Gigi Di Biagio per questo intervento in area di rigore. Intanto Gresco e Filippini, difende bene Vladislav Gresco, tocca indietro per Toldo. Toldo allarga sulla sinistra per Caffè Colombia. Parte palla al piede di Ramiro Cordoba, poi si ferma. Difende il pallone, c'è anche un fallo di Luca Toni. Calcio di punizione già battuto con Gigi Di Biagio che gestisce questo pallone. Largo sulla destra c'è Ocan Buruk. Vediamo Saverio, gestisce il pallone, avanza palla al piede, Vieri. Cerca di partire, si ferma al tractor, scambia con Ocan. Ocan ancora sulla destra per Saverio, va in chiusura a Bonera che protegge bene il pallone. Però c'è, il tocco finale proprio del tractor. Lazio 2 intanto, Fiorentina 0, quinta vittoria consecutiva della squadra di Alberto Zaccheroni, che fa passi da gigante nella classifica. Con Castellazzi pronto al rilancio, siamo al quarto d'ora, si sta scaldando il solo Mimmo Callon fra le file dei ragazzi, tutta la panca. Intanto Cooper continua a dare indicazioni là davanti. La testa di Tare in anticipo su Di Biagio, Buruk mette giù. Di Biagio, palla per Ronny, ancora Ocan, si muove bene, palla per Bobo, arriva come un terraria Petruzzi, la butta più lontano possibile. Tare, Sorondo, appoggia di testa per Saverio, cerca di mettere in movimento Gigi Di Biagio che difende il pallone. No! Calcio di punizione in favore del Brescia, questa giocata irregolare secondo Rodomonti di Gigi Di Biagio. E manca poco al cambio nell'Inter, penso che fra qualche minuto entrerà Mohamed Callon, prezioso come sempre. Parte il calcio di punizione del solito Giunti, sta urlando e subito viene servito corto Filippini. Attenzione il taglio dentro a cercare Toni, la testa di Sorondo, protestano per un calcio di rigore i difensori, gli attaccanti del Brescia. Intanto Ronny e Bobo se ne vanno a palla al piede, Bobo va da solo, attenzione Bobo va da solo, attenzione Bobo va da solo, si allarga e il Cino anticipato da questo intervento
sotto misura, il rilancio in avanti, palla per Luca Toni, difende il pallone, smanaccia su Cordoba, protegge la palla, scambia con Giunti, Giunti allarga per Emanuele Filippini, Emanuele Filippini non sa a chi dare palla, temporeggia, allarga sulla destra per Sussi, sulla sinistra, perdon, toccata all'indietro da Ocanna, ancora Antonio Filippini, Sussi, efficace il tocco, in out di Giunti, rimessa anzi di Filippini, no proprio di Giunti, avevo visto giusto. Intanto rivediamo l'azione precedente con Gresco che trattiene per la maglia Luca Toni, fallo che sarebbe stato comunque semmai fuori dall'area. Si sta scavando anche Emre, entrerà al posto del Cino, probabile questi due cambi, fuori Ronaldo e Recoba, dentro Callon ed Emre. Questa sensazione ovviamente, tanto c'è una palla persa da Gresco per un colpo di mano, questa è la segnalazione di Rodomonti di Antonio Filippini, si riparte con questo calcio di punizione, 17 minuti, vedremo nei cambi che cosa accadrà. Con il Cino in possesso di palla, cambio di gioco sul fronte sinistro per Saverio, palla per Okan Buruk, Okan controlla il pallone, vediamolo, cerca di andare Saverio, Okan va da solo, attenzione, cerca di guadagnare spazi per il cross, mette fuori Saverio, non può crossare di prima, scambia ancora con Okan che la mette per Saverio, può andare sul fondo, il cross primo palo, attenzione Buruk, entra in area, la piazza, morbida, Babagol, 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 è Babagol, è Babagol, è Babagol, merita di Okan Buruk, e gol, 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 gol di Tritolo, 17esimo, grande merito a Okan Buruk, grande merito a Okan Buruk, Tritolo gol, una palla che andava dentro da colpire di testa morbida, porta praticamente sguarnita, si toglie la camisetta, rivediamo la grande giocata di Okan, morbido il tocco sul palo lontano, Bobola, la piazza, 18, forza ragazzi, grande percussione di Okan che mette veramente un assist imprendibile per la difesa avversaria, è una grande giocata. La notizia è arrivata anche a Kabul. Attenzione, ci dice Fabio Monti? No, abbiamo appena dato la notizia del vantaggio dell'Inter a Kabul, dove c'è il nostro inviato Fabio Cavalera, che è un interista doc. E la girerà anche a Gino Strada probabilmente, così completiamo l'opera. Forza ragazzi, 2-1, gol pesante di Tritolo. Forza ragazzi, ora gestiamo bene. Forza ragazzi, il rilancio di Saverio, palla lontana, Bonera, il più lesto è Gigi Di Biagio che recupera il pallone, Vieri, Di Biagio, peccato non ci arriva, lui che si taglia sempre i capelli, e seguti un po' più lunghi, lì ci arrivava, ripartono loro sulla destra con Antonio Filippini, ci va il martello, sovrapposizione 1-2 con Esposito, chiude bene Gresco, è pronto il cambio, si toglie tutto quanto Mimo Callone, è pronto il suo momento, palla dentro, attenzione Lallo Sorondo, allontana, Tare, controlla il pallone ma male, serve il martello, fa ripartire Ronny, attenzione Ronaldo, controlla il pallone sul filo del fuorigioco, c'era la posizione, prima si è fermato perché ha visto che era in posizione irregolare, Ronny gli ha dato comunque il pallone, proprio ha detto io parto, Calori, rilancio immediato in zona Toni, colpo di testa arretrato, Tare, Filippini sullo stretto, allarga per Sussi, Sussi cerca di andare al cross, il corpo di Saverio che allontana, poi il colpo di testa di Saverio, Can allontana il pallone ma non in maniera efficace, Giunti ancora per Sussi, cerca il cross immediato, palla al limite, attenzione, Toni si deve girare, una mischia, palla fuori, protestano perché vogliono un calcio di rigore per questo intervento e Mazzone se la va a prendere con tutti, rivediamola questa azione. No, giusto, palla netta, da terra palla netta, palla viva, Esposito, cerca di andare al cross, adesso cerca, tenta il tutto per tutto, bello la sua girata, la testa di Cordoba, il corpo lì di Biagio che allontana, poi Giunti, il corpo del martello, cerca ancora, servono veramente forze fresche adesso, attenzione il pallone in avanti per Tare, colpo di testa, Toldone, corner. Un metro fuori Toldo, era un colpo di testa facilmente recuperabile, cioè primo corner in favore del Brescia, vediamo, non c'è ora il cambio, corner che va a battere dalla destra il numero 7 Massimiliano Esposito mentre sta per entrare in campo Mohamed Callon, non chiede però il cambio in questo momento l'Inter, vuole aspettare, vuole far piazzare la squadra e non su una palla inattiva. Non il suo primo palo insieme a Okan Buruk, palla che viene messa dentro, attenzione, una mischia, allontana Sorondo, poi via il più lontano possibile con Caffè Colombia e poi il tocco impreciso su
pressing di Recobbe e di Filippini, esce Ronny, entra Callon. Applausi, signori, anche a casa, applausi. Signori, anche a casa, applausi. 21esimo minuto, sentiteli. In realtà applaude solo la curva dell'Inter, questi altri fischiano. Vabbè. Quindi esce Ronny, entra Callon, gol pesante, gol d'autore, firma importante, lui saluta la curva che è in delirio, lui saluta la curva, intanto il Verona aveva il vantaggio ad Udine, Udinese 0, Verona 1, ed è pronto un cambio anche tra le file del Brescia, entra Schopp, ed entra il numero 19, Marcus Schopp, ed entra Schopp per Esposito, l'austriaco Schopp. E quindi un cambio per parte con Ronny che è contento, se ne va a far doccia. Si sta scaldando ancora Emre e basta. Per ora Emre e basta. Direi bilancio, un bel voto in pagella, sicuramente Ronny ha fatto bene. Ha fatto veramente bene, ha fatto il gol, buone azioni, sempre dinamico, sempre insidioso. Ha cercato gli 1-2 con Bobo Vieri, da uno di questi è nato il fantastico gol dell'1-0. Rilancio di Gresco sul corpo del nuovo entrato Schopp, palla che va in out. Atalanta 2, Torino 1, attenzione, Torino 1 a Torino, Atalanta 2. Intanto c'è un fallo di Alvaro Recoba, commesso su un giocatore, proprio su Schopp, calcio di punizione, viene battuto Schopp in possesso di palla, Gresco che va a chiudere, cerca di in sovrapposizione Filippini, attenzione, palla che va dentro, Filippini manda a vuoto Gresco, palla sul sinistro, il cross pericolo, Schopp, Cordoba, calcio d'angolo, sì, non ci arriva Di Biagio e c'è il secondo corner dell'incontro in favore del Brescia, lo va a battere, mi sembra Giunti dalla destra con il sinistro. Tutto è pronto per questo calcio d'angolo, mentre continua a scaldarsi Emre Belözoğlu. Mischi in area di rigore intanto, palla dentro, attenzione, colpo di testa di Cordoba, spizzica via la sfera, palla viva ancora, Sussi guadagna il terzo calcio d'angolo, preferisce anziché prendere di sorpresa la difesa dell'Inter e far piazzare i suoi, forte anche, attenzione, scambio corto, Giunti, Sussi con il sinistro, il suo cross, Toldone deve farla sua e la fa sua. Calma ragazzi. Toldo fa salire i suoi, mette il pallone a terra perché passavano in secondi, non vuole correre pericolo alcuno, c'è Nicolino Ventola che sta urlando in panca, il rilancio di Toldo, palla recuperata dalla difesa del Brescia con Nebonera, lancio profondo a cercare la solita testa di Iglitare, Sorondo anticipa bene, Saverio parte con un rilancio profondo a cercare Bobo, Bobo autore del gol del 2-1, palla fuori per Okan, cerca di rimettergliela subito in profondità, Napoli 3 Cosenza 2, ma non è giocata felice, la rimessa con le mani, Bobo che si tocca la caviglia, Bobo che si tocca la caviglia, attenzione, c'è Bobo che si tocca la caviglia, deve aver preso un pestone o forse aver messo male un piede, abbiamo visto la smorfia di dolore, caviglia destra, rilancio in avanti, attenzione allo sorondo di testa, appoggia il pallone laterale per Gresco che lo scaramenta in avanti, Recoba difende il pallone, si libera con una magia di Schopp, resiste, scambia, poi con Cristiano Zanetti va da solo, il Cino va da solo, ha messo la freccia, messo giù, diamo un giallo a Petruzzi qua, diamo un giallo a Petruzzi, gli ha messo una mano in faccia, se ne è saltati quattro, vediamo se Rodomonti Petruzzi non è fra quelli ammoniti, no, c'erano gli estremi per... c'erano gli estremi per l'ammonizione, mi sembra, evidentemente Petruzzi sta per entrare forte, forte, gli dice, attenzione palla viva, rilancio in avanti, Petruzzi chiude bene su Cristiano Zanetti mettendo palla in out, rimessa con le mani sul fronte sinistro con il Cino che appoggia per Gresco, Gresco può andare al cross, attenzione, lascia ancora Recoba, Recoba l'1-2 con Gresco, attenzione ancora al Cino, palla viva, cerca di metterla dentro per Callon, limite dell'area, la piazza per Bobo, attenzione regolare, Bobo, gol, è 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 gol, e Tritolone sono tre, e Tritolone, 25, grande giocata sullo stretto, Callon la mette, colpo di testa a scavalcare Castellazzi, l'avevo piazzata là, e sono tre, forza ragazzi, cambio, 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 entra Gigliana, esce Filippini Emanuele, il numero 17 Emanuele Filippini ed entra il numero 15 Andrea Gigliana,
Inter 3 Brescia 1. Incredibile, sta per entrare la zanzara, sta per entrare Emre. Forte ragazzi, anche a casa, forte ragazzi, silenzio, stiamo concentrati. 26, Inter 3 Brescia 1. Forza ragazzi, il rilancio in avanti, attenzione, teniamo duro, la testa manca, Lalo Sorondo chiude bene, mette palla in out, rimessa con le mani sul fronte destro, affidata a Shop, c'è Iana subito che si propone per ricevere, il nuovo entrato al numero 15, scambia con Shop, cerca di guadagnare il fondo, il cross, deviazione in copertura di Gresco, corner numero 4. Dalla destra batte il solito Giunti, è il momento di Emre ma non su palle native. Si scalda anche Nicola Ventola perché Vieri lamenta questo problema alla caviglia, ma nonostante questo ha messo un gran gol. Attenzione Giunti, palla che gira, Toldone esce con i pugni, manca, attenzione Sussi, carica a sinistro. Che fiume c'è qua a Brescia? C'è un fiume? C'è un fiume qua a Brescia? Non c'è un fiume, se no sarebbe terminata nel torrente questa palla imprendibile che è terminata quasi fuori dallo stadio. Cambio, esce Recoba, entra Emre. 27 minuti, abbiamo anticipato queste due mosse, ha fatto bene il Cino, adesso entra la zanzara da quella parte, ha speso molto il Cino, ha fatto bene, applausi per lui, tridente che ha dato ottimi segnali, dà una bella indicazione affettuosa Alvaro Recoba. La zanzara con tutto quello che si può mettere intorno al collo perché fa freddo. Saveri, attenzione, pressing di tre. Gli portano via il pallone, fa velo, canne perché è rimessa per noi e si può ripartire ancora con una nuova azione offensiva. L'Inter ha fatto già i due cambi. Tanto c'è Di Biagio che apre bene sulla sinistra proprio per il nuovo entrato Emre. Scambia con Cristiano, ancora Emre. Cambio di gioco sul fronte opposto per Okamburuk. Sovrappone subito Saverio, palla profonda per Vieri, vediamolo, eccolo qua che viene sull'out di destra a gestire questo pallone, scambia con Saverio ancora, si deve girare in mezzo a due, attenzione, salta il primo uomo, salta anche il secondo che gli mette la palla in out, era Bonera, rimessa con le mani all'altezza della bandierina di destra con Saverio che scambia con Vieri, Vieri che si deve girare, esce in maniera sostanziosa, poi subisce anche il fallo il nuovo entrato Iliana, Vieri gli dice qualcosa. No, la munizione per questo fallo, gratuito veramente. Gratuito veramente la munizione al 28esimo a Vieri. Per questa giocata irregolare ha detto "Buh, vediamo, intanto vediamo l'intervento su Iana, il fallo è, sì, forse il fallo è da munizione però, perché è un fallo da dietro, lui era andato via. Però con tutti quelli che prende potevano anche chiudere un occhio per il primo fallo che commette. Calcio di punizione che va a battere Sussi, la palla là nella zona in cui sale in zona Cirru Cumuli, va Ramiro Cordoba, ripartono loro con Shop, attenzione, limite dell'area, Shop va dentro, non trova la collaborazione di Tone, aveva fatto bene Marco Shop, partito dalla destra, un po' alla Zanetti, per linea centrale Chievo intanto, va in vantaggio sul Lecce, 2-1, Okan, palla per Bobo, attaccato da Bonera, non lo vuol far girare, tre uomini addosso, si deve liberare del pallone, azione piuttosto confusa. Tocco finale del giocatore in maglia numero 15 azzurra, cioè Iana, rimessa con le mani quindi a nostro vantaggio, affidata al Tractor, la rimessa con le mani di Saverio, vediamo, palla in avanti a cercare Vieri, controlla bene con il petto, scambia con Callone, attenzione sullo stretto, i due cercando di andare, cade a terra, resiste, non si accontenta del calcio di punizione, attenzione che arriva l'uomo, apertura efficace del martello sulla sinistra per la zanzara, Emre che parte con un tocco corto ancora per Cristiano Zanetti, che apre sulla destra per Okamburuk, sovrappone Saverio, Lazio 2 Fiorentina 0, Okan scambia ancora con Saverio che recupera il pallone, lo gioca centrale per Gigi Di Biagio per Saverio, Saverio per Sorondo, Sorondo per Cristiano, apertura sulla sinistra per Emre che tocca indietro per Gresco, che bella azione, palla di Gresco centrale a cercare la testa di Vieri, Castellazzi in due tempi. Efficace l'intervento in uscita del portiere del Brescia, rilancio in avanti, riflettori accesi intanto a Rigamonti con Ivan Ramiro Cordoba che scaraventa più lontano possibile questo pallone, fuori gioco di Vieri ma il recupero proprio si disinteressa della sfera e del Brescia con Sussi, rilancio in avanti, la testa di Cordoba efficace però irregolare, c'è questo braccio alto sul volto di Tare che cade a terra, c'è quindi questo calcio di punizione dal limite. Lo so, dice che ci posso fare, tu hai alzato il gomito, così gli ha detto, rivediamola questa azione, lui va netto sul pallone mentre salta, gli mette una mano in faccia, Tare sta bene, Tare pare che stia bene, Chievo 2 Lecce 1 intanto,
non molla la formazione del Neri. Ventola che si riscalda da una parte, tutti gli altri della panca del Brescia dall'altra. Quando mancano 15 minuti più il recupero, quindi ancora un 17-18 minuti da giocare, con l'Inter in vantaggio per 3-1. Ronaldo, Vieri, marcatori, calcio e punizione congiunti, tutta l'Inter in barriera. Toldo si piazza, c'è anche Filippini, quello che è rimasto, cioè Antonio, parte Giunti, tiro alto, corner, dice, c'è deviazione di barriera, calcio d'angolo numero 5 dalla sinistra, questa volta lo va a battere, mi sembra ancora Giunti, deviazione della barriera che tocca via il pallone, tutta l'Inter in area di rigore tranne Emre. Palla di Giunti, primo palo, Callon scaraventa più lontano possibile, si sale tutti, cerca di mettere in fuori gioco la formazione bresciana all'Inter con questo pressing alto. Emre che va al disturbo, Petruzzi, e per Vieri sono 10 gol in 6 partite, è ufficiale, 10 gol in 6 partite, facendo una proiezione non si sa dove si arriva, lo dico anche al collega Monti, 10 gol in 6 partite, diciamolo, eh? Parlano le cifre. Intanto c'è una palla in out, l'ha messa con le mani, Roma in vantaggio, la perdeva, ha pareggiato e ha ribaltato. Roma vince a Parma, pesante questo colpo dei, eccolo qua, Parma 1 Roma 2. C'è il recupero di Sussi sulla sinistra, forza ragazzi, quindi motivo di più che bisogna tenere botta alta qua, bisogna cercare di mantenere questo ritmo. Intanto Cristiano Zanetti cerca di far partire in contropiede Vieri, peccato, non passa, perlomeno passa, ma gli passa accanto al pallone che non riesce a gestire. Jana viene a recuperare palla qua con Callon che va al disturbo, commette giocata irregolare, quindi c'è un calcio punizione in favore del Brescia che Sussi tocca corto per Bonera. Ripartono i padroni di casa, riflettori accesi qua a Brescia. Gresco arriva bene in anticipo, doppio intervento, poi c'è Cristiano Zanetti, palla in avanti per Callon, arpiona bene la sfera, tocca indietro per Di Biagio, Di Biagio allarga per Saverio, si distende bene la manovra dei ragazzi, attenzione Saverio che può andare, c'è il taglio di Mimmo Callon, vediamolo, largo sulla destra c'è Okamburuk, può andare al cross dalla destra, manda vuoto, attenzione Okan la mette, secondo palo, Castellazzi efficace, pareggia l'Udinese, intanto l'Udinese 1, Verona 1, il rilancio di Castellazzi. Palla in zona Luca Toni, Sorondo efficace, di testa controlla, Di Biagio appoggia per Emre, ancora per Gigi Di Biagio, Di Biagio ancora un campanile, scioppa in vantaggio, Cristiano Zanetti scaraventa il più lontano possibile, saliamo, dice Cordoba, che manda anche su Cristiano Zanetti, vuol tenere alta la squadra, la difesa nerazzurra. È palese, evidente il gesto di Vladimiro Cordoba, rilancio in avanti, palla che tale va a gestire ai 30 metri, toccando l'indietro per la giocata di Jana, Vieri recupera bene in vantaggio, Di Biagio parla per Cristiano, Martello che può avanzare, attenzione c'è il fallo commesso da Filippini, calcio di punizione all'altezza del cerchio di centrocampo, di spalla, calma gli dice Cristiano che parla con Caffè Colombia che lo invita a stare il più alto possibile. La festa, la curva nerazzurra è festante, ma dobbiamo tenere ancora duro, mancano 11 minuti, calcio posizione battuto, Vieri scambio con Callon, attenzione Callon cerca di andare, difende il pallone, si libera bene i due giocatori del Brescia, parte bene sulla destra, guadagna la linea di fondo, potrebbe andare al cross, si ferma, potrebbe toccarla per Okamburuk, si ferma ancora, cerca di guadagnare un calcio d'angolo, guadagna una semplice rimessa con le mani, poteva magari crossare quando aveva guadagnato la linea di fondo anziché aspettare e temporeggiare un attimo. Rimessa con le mani in favore dei ragazzi con Okan, salta.